Va bene. Iniziamo oggi a vedere i primi argomenti veri del corso a valle dell'introduzione che abbiamo fatto ieri e quindi cominciamo a dedicare queste prime 2 settimane. Sono ancora abbastanza di tipo introduttivo, no? Nel senso che vedremo molte informazioni di contesto, più, no, teoriche, e poi, anche se non riuscirò sicuramente a trattenermi da qualche accenno già sulla programmazione e sul linguaggio, argomento invece in cui entreremo nel vivo poi dalla terza settimana del corso, anche poi con l'avvio dei laboratori. Però ci serve un pochino presupposti a monte. Quindi oggi vedremo di trattare gli argomenti, alcuni li tratterò in modo abbastanza rapido, perché magari sono molto nozionistici o solamente informativi, mentre su altri ci soffermiamo di più, gli argomenti che sono previsti per la settimana numero 1. Come avrete visto, le slide che avrete probabilmente scaricato o trovato sul sito sono organizzate per settimane, in cui ogni settimana cerchiamo di affrontare certi obiettivi. E poi i contenuti sono di fatto l'indice, no, degli argomenti che vengono trattati. Quindi la settimana numero 1 ci rimane oggi, e quindi oggi vediamo di esaurire questi argomenti. Vabbè, qui parte un po' da lontano, nel senso che quando parliamo di informatica parliamo di rappresentazione e gestione delle informazioni. Rappresentazione e gestione. Sono due operazioni distinte. Uno è la prima riguarda il modo con cui una determinata informazione viene codificata, rappresentata e poi memorizzata, ricordata, richiamata. Noi dedicheremo anche una parte del tempo a capire come può fare una macchina che per sua natura è in grado di gestire, di capire solamente due valori logici che sono 0 e 1, due numeri 0 e 1, come può fare una macchina che se solo fa 0 e 1 in realtà far di conto con i numeri interi, i numeri reali, immagini, suoni, filmati e tutta questa, diciamo così, ricchezza di tipologie di informazioni che le macchine oggi sono in grado di gestire. E lo fa opportunamente rappresentando informazioni complesse in un modo che è in grado di gestire, quindi comunque alla fine sempre usando il linguaggio binario. Quindi un primo problema è che qualunque tema, qualunque dominio applicativo, qualunque problema che vogliamo risolvere, che vogliamo che sia risolto da una macchina, dobbiamo innanzitutto far sì che i dati, no, su cui sono espressi o su cui lavora questo problema siano convertiti in uno, rappresentati, appunto è il verbo giusto, convertiti in un formato comprensibile dalla macchina. Se vogliamo fare una lavatrice che lavi, che sia controllata da un processore digitale, come sono tutte al giorno d'oggi, quasi, ebbene le quantità in gioco, cioè le velocità di rotazione, le temperature, il carico, il peso, il tempo di ciclo e tutte queste altre menate che sono le quantità fisiche in gioco in una lavatrice, dovranno essere sicuramente rappresentate in un formato numerico, in particolare il formato binario. Per alcuni casi è banale, per altri un po' meno. E poi una volta che ho rappresentato le informazioni, però sono solo metà del percorso, perché l'altra metà è quella di poterle gestire, qui c'è scritto manipolare, farci delle operazioni sopra. Cioè non mi basta saper scrivere i numeri da 1 a 100, devo poi anche saper fare l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, tutte le altre operazioni, analizzando sui numeri da 1 a 100. Operazioni che devo fare sempre nel dominio in cui il calcolatore lavora, che è il dominio binario. E quindi come fare a prendere due numeri reali e moltiplicarli sapendo che questi sono rappresentati in modo binario? E questa è una delle questioni che si pone, diciamo così, il progettista del calcolatore. Ma anche a un livello più alto, noi abbiamo sempre, ricordate l'esempio che abbiamo fatto ieri, avevamo dei dati, che erano i dati degli studenti iscritti, tra l'altro li ho messi sul sito, quindi se qualcuno vuole giocarci ci sono, codificati, rappresentati in un certo modo, c'era un file fatto in un certo modo, dove le cose erano separate da virgola, da spazio, da capo, e poi noi su quei dati, che erano rappresentati in un certo modo, ci abbiamo fatto una certa manipolazione, che nel nostro caso era quella di fare una statistica sui nomi. Quindi c'è sempre questa dualità.
ho dei dati o delle informazioni. Nei casi semplici queste informazioni sono dati numerici, ma nei casi più complicati possono essere appunto testi, immagini, filmati. E poi su queste informazioni, su questi dati che sono rappresentati, codificati in un qualche modo, devo farci delle operazioni sopra. Quindi noi dovremmo riuscire a imparare a fare entrambe queste cose, rappresentare le informazioni e poi manipolarle, gestirle, eccetera. Su alcuni argomenti vi dicevo sorvolo abbastanza, l'informatica è essenzialmente una, no? È stata identificata come una dal punto di vista storico delle rivoluzioni, al pari delle rivoluzioni industriali, dell'industrializzazione nell'Ottocento, dell'energia nel Novecento, e nel 2000 si è iniziato a parlare della cosiddetta società dell'informazione, perché poi più e più processi aziendali, processi industriali o processi, diciamo così, che fanno parte della vita comune sono oggi gestiti attraverso strumenti informatici. E tanto per levare il preconcetto, l'informatica non parla dei personal computer. I personal computer sono una minoranza tra i computer, tra gli elaboratori che ci sono al mondo. Non sono tantissimi, ce ne sono tanti in giro, ma non sono la maggior parte degli usi dell'informatica del laboratorio elettronico. I calcolatori elettronici, i microprocessori che ne sono alla base, oggi sono ovunque, no? Su qualunque dispositivo elettronico, che vanno da un telefono, un lettore MP3, un televisore, alla centralina di avviamento della vostra automobile. Se andiamo a fare i conti, la maggior parte di computer esiste in oggetti impensabili, no? In cui normalmente uno non li riconosce come computer, infatti fanno un altro lavoro, fanno la lavatrice, fanno la centralina di avviamento dell'automobile, fanno il decoder della televisione, ma dentro hanno la stessa architettura hardware e software di un personal computer, semplicemente avranno delle periferiche di ingresso e di uscita che saranno un telecomando, sarà una chiavetta accensione, piuttosto che non la tastiera, il mouse e lo schermo. Noi, per comodità nostra, ovviamente lavoreremo con i personal computer, che conosciamo, possediamo e usiamo. Ma tutto ciò che vedremo, tutti i concetti che vedremo in questo corso, si applicano tranquillamente anche in tutti gli altri casi. Dai computer più embedded, più nascosti, a quelli più complessi e potenti, di cui adesso vediamo anche qualche esempio. Vabbè, la storia dell'elaborazione parte da lontano, ovviamente, ben prima che si inventasse non solo l'informatica, ma anche l'energia elettrica. Ma il sogno è sempre stato quello di delegare a degli strumenti, delle macchine, questo era molto semplice, ma delegare una parte delle attività di calcolo, delle parti noiose, no? che erano necessarie in un certo senso. E infatti qui il primo calcolatore non era elettronico, l'elettronica non esisteva ancora, meccanico, risale al 600, e queste sono scatole fatte di alta, diciamo così, orologeria quasi, con ingranaggi e levette, erano macchine che servivano per fare addizioni, essenzialmente. No? L'addizionatrice, che di fatto è il prototipo di molti registratori di cassa, di quelli meccanici che si vedono ancora oggi e talvolta in alcuni pub, in cui attraverso una carica meccanica decidi di quanti scatti far girare certi ingranaggi. Quindi è una storia abbastanza lunga che appunto aveva come obiettivo quello di trovare delle macchine, allora si conosceva la tecnologia meccanica, non si pensava a quella elettrica o elettronica, ma delle macchine che potessero fare il calcolo al posto dell'uomo. E poi c'è stato l'altro grosso passo concettuale, e qui è riportata la fotografia di un telaio, no? Telaio per tessitura. Un telaio che cosa fa? Tesse, ordito con la trama, no? E crea dei tessuti, delle stoffe. Automatizzare questo movimento non era difficile, no? Tu basta che hai una navetta che va davanti e indietro, si porta dietro il filo e fai un tessuto. Il problema è che ti viene un tessuto uniforme o con un disegno fisso. Questa rivoluzione è stata un telaio che per la prima volta era programmabile. Programmabile vuol dire che era un telaio che era in grado, in autonomia, di costruire disegni
fatemi banalizzare, disegni fantasie diverse sullo stesso tessuto in funzione di istruzioni che provenivano dall'esterno. Telai che fossero in grado di costruire delle stoffe, diciamo così, decorate, esistevano già, ma la decorazione la decideva chi costruiva il telaio. Questo telaio fa le cose a zigzag, a l'isca di pesce, perché l'ho costruito così, perché i movimenti su interni sono così. Questo telaio invece per la prima volta leggeva le istruzioni di come doveva comportarsi da quel foglio di cartoncino ripiegato e bucato, traforato, che vedete, che scorrendo all'interno della macchina, di fatto era un foglio cartoncino bucato, quindi in alcuni punti attraverso quei buchi potevano passare dei piccoli pistoncini che facevano contatto e abilitavano o disabilitavano alcune azioni, alcuni movimenti del telaio stesso. L'effetto netto è che a seconda di dove mettevo quei buchi, alla fine usciva fuori un tessuto fatto in un modo o fatto in un modo diverso. Ma la rivoluzione è che chi ha costruito il telaio non sa quale tipo di disegno verrà fuori, perché lo decide chi va a fare i buchi sul cartoncino. Quindi per la prima volta c'era una macchina programmabile, ti vendo il telaio, può fare tante cose, ma non ne sa fare nessuna. E poi dall'altra parte c'è il programmatore, che era uno che si metteva a fare quei buchi su quei cartoncini, che non aveva costruito il telaio, ma lo sapeva programmare, sapeva fornire istruzioni. E solamente dalla combinazione della macchina che è in grado di eseguire istruzioni e di un insieme di istruzioni che qualcuno le fornisce, oggi lo chiameremo hardware e software, solamente la combinazione di queste due salta fuori un'elaborazione, cioè produciamo un risultato finale, che in quel caso era un tessuto. Quindi noi facciamo, visto che non facciamo in questo corso il lavoro dei progettisti di macchine, di hardware, facciamo il lavoro del perforatore di carta. Siamo coloro che devono dare istruzioni alla macchina affinché la macchina faccia. Ricordate il parallelo che dicevamo ieri, devo insegnare a una persona molto stupida a fare un lavoro. Questa persona, persona oggetto, è talmente stupido che capisce solo un linguaggio fatto di buchi, no? Nella carta. Adesso noi programmeremo a un livello un pochino più comodo che non i buchi nella carta, ma poi non tanto di più. Quindi già questo, se vogliamo, un oggetto concreto, ancora meccanico, diciamo qua l'elettronica non c'è ancora, però i concetti ci sono tutti. Una macchina è in grado di fare tante cose possibili, ma se non gli metto dentro un programma, se non glielo carico, non fa niente. E chi scrive il programma decide lui e non chi mi ha venduto la macchina. La macchina ha certe potenzialità, il programmatore decide quali di esse sfruttare. Vabbè, poi andiamo avanti, ci sono altri esempi. Questo Babbage ha voluto allargarsi partendo dall'idea di Pascal del 600, dire no, ma io non voglio solo fare le somme, voglio anche fare le sottrazioni, le integrazioni, le moltiplicazioni, eccetera. Ha costruito delle macchine, ha cominciato a costruire delle macchine di questo genere che avevano, se vogliamo, l'unica caratteristica che si rompevano molto in fretta, visto la quantità di ingranaggi, di cosette varie, quindi sono cose che di fatto, no, si è dimostrato in questi tentativi che superavano la capacità delle tecnologie meccaniche. C'era una precisione, una affidabilità dei pezzi superiore a quella che... E purtroppo era l'unica tecnologia che era disponibile all'epoca, per cui cercavano di fare del proprio meglio. Questo signore ha inventato un modo di rappresentare l'informazione analogo a quello del rotolo di carta del telaio, un pochino più comodo, che nell'immaginario sopravvive ancora oggi, la cosiddetta scheda perforata. Non so se qualcuno di voi ne ha già viste, ne ha viste alcune magari negli archivi delle scuole, cosa. Scheda perforata sono cose di questo genere, e c'erano delle macchine, sorte di macchine da scrivere, con cui poter scrivere lettere e numeri, e questa macchina da scrivere, anziché stampare la lettera A, B, C, faceva i buchi in una posizione corrispondente alla rappresentazione, alla codifica della lettera tal dei tali. Quindi ha portato a un metodo, diciamo così, più semplice da utilizzare, la possibilità di codificare informazioni sotto forma di buchi nella carta. Questa era la tecnologia. Dobbiamo aspettare la metà del Novecento per avere i primi embrioni della tecnologia attuale, cioè quella elettronica, basata non più sul movimento di ingranaggi e sull'apertura o chiusura di stantuffi, di pistoncini attraverso buchi nella carta, ma arrivare all'apertura e chiusura dei circuiti elettronici, inizialmente attraverso schede
tubi a vuoto, quindi valvole, e più avanti attraverso transistor e poi attraverso circuiti integrati, vediamo poi qualche figura tra un secondo, per fare essenzialmente la stessa cosa, per condurre delle elaborazioni. Solo che usando l'elettronica costruivano sistemi che erano più veloci, più leggeri, consumavano meno e erano più affidabili e duravano più a lungo. Quindi guarda caso, queste signore qua, questa macchina qua, controllava comunque dei sistemi meccanici di movimento. Questi sono i primi calcolatori e non è un caso, il periodo in cui sono stati costruiti per la prima volta, che corrispondeva con la Seconda Guerra Mondiale. Sono stati costruiti negli Stati Uniti e lo scopo principale di quei calcolatori era quello di calcolare le traiettorie dei missili. Era tempo di guerra, quindi quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra hanno usato questi strumenti per cercare di avere una precisione di fuoco maggiore rispetto ai calcoli fatti a mano e una velocità maggiore nel calcolo. E quindi quando ci sono queste grosse esigenze ci sono anche molti soldi che hanno permesso ai ricercatori di costruire questi sistemi. Finita la guerra, si sono trovati con delle macchine che di fatto per lo scopo originario non servivano più e le hanno convertite al secondo grosso livello statale che è in grado in termini di capacità di spesa, quindi dal militare sono passati al sistema gestionale barra bancario. No? E quindi queste macchine sono passate non più per calcolare i missili, ma per calcolare i bilanci della società. Il primo grosso utilizzo del calcolatore è stato poi, di questa generazione, è stato per elaborare i dati di un censimento statunitense intorno ai primi anni 60. E poi da lì si è andati avanti verso generazioni di macchine sempre migliori, man mano che gli anni passavano si è migliorata sempre di più l'integrazione di queste macchine, passando di tecnologia in tecnologia e via via, se andava avanti, via via che andiamo avanti con le generazioni ci sono delle tecniche realizzative che sono sempre più economiche, costano meno, miniaturizzate, occupano meno spazio, consumano meno energia, durano più a lungo e sono più veloci. Quindi ogni volta che si va avanti si migliora di un fattore 10 l'efficienza, no, delle generazioni precedenti. E questo ha fatto sì che il costo di un calcolatore passasse da centinaia di migliaia di euro dei primi esemplari unici, no, degli anni 40-50 a un euro, cioè non i PC che comprate ovviamente, perché non però il processo, un microprocessore, quello che c'è dentro la lavatrice, costa quelle cifre lì, un singolo chip. Poi ovviamente per comprare un computer non ti basta il chip, ti serve anche l'alimentatore, l'interfaccia, l'hard disk, lo schermo, il mouse, eccetera. E poi magari ti serve un processore più potente che non quello della lavatrice, quindi non lo paghi un euro, ma lo paghi 200. Una CPU di recente generazione. E avere però un cambio di prospettiva da macchine che costano decine di migliaia di euro, o allora si parlava in dollari, a macchine che costano qualche centinaio di euro, cambia completamente la loro fruizione, il loro utilizzo. Infatti, quella citazione famosa del presidente dell'IBM degli anni 40 diceva: sì, abbiamo inventato una bella cosa, pensiamo di viverci, fare un computer ogni 3-4 anni e alla fine per 15 anni siamo a posto come azienda. No, faremo un computer di 3-4 anni, lo facciamo pagare 400.000 dollari e viviamo per 4-5 computer, probabilmente riusciamo a trovare gli acquirenti. No? Oggi sappiamo che questa previsione è stata, diciamo così, smentita almeno per 6 ordini di grandezza o 7, quindi 10 milioni di volte di più. Ma quelle generazioni a che cosa corrisponde? Beh, i primi calcolatori erano fatti con una tecnologia che ormai oggi è scomparsa, salvo in alcuni amplificatori Hi-Fi, che è quelle, le cosiddette tubi a vuoto, sono delle valvole, probabilmente l'avete studiato nei corsi di fisica, no? Il meccanismo di emissione di elettroni all'interno, da parte di un catodo riscaldato.
Questi tubi a vuoto erano valvole, consumavano un mucchio di energia e avevano una vita utile forse di qualche centinaio di ore. In un calcolatore all'interno del quale c'erano magari 10.000, voi calcolate che se ognuna vale circa, dura circa 100 ore, se ne avete 100.000 vuol dire che ogni ora ne avete una decina che si rompono, no? Almeno. E quindi anche qui era un problema di affidabilità, di continuità della lavorazione. Poi, negli anni 60, all'inizio degli anni 60, è stato inventato il cosiddetto transistor da un italiano, Faggin, che lavorava in America ovviamente, funziona sempre così, che è la versione elettronica, è stato il primo circuito elettronico, ossia che è basato al cosiddetto allo stato solido, cioè non contiene dentro gas o tubi a vuoto o liquidi, ma semplicemente strati di silicio, opportunamente trattati, che sono in grado di, non posso entrare nei dettagli, che sono in grado di modulare il passaggio della corrente. Quindi di fatto un transistor, ce ne andremo più avanti, si comporta come un interruttore. No, vedete che questi signorini qua hanno tre piedi. Tre piedi, due piedi sono due fili attraverso cui la corrente può passare oppure non passare. E chi lo decide? Lo decide l'altro piede. Se io ci metto una tensione più alta sul terzo piede, allora passa corrente tra i primi due. Se metto una tensione più bassa sul terzo piede, non passa corrente tra gli altri due. È una sorta di interruttore comandato. Faccio o non faccio passare la corrente a seconda di un'altra informazione, un altro segnale che mi arriva su un altro ingresso, un altro input di questo transistor. Questo di fatto funzionalmente svolgeva la stessa cosa di questo, ma anziché essere alto 10 cm era alto 1 cm o anche meno e consumava 100 volte di meno. Era molto più veloce, molto più affidabile, una durata molto più lunga, eccetera, eccetera. E così si è andati avanti. Un transistor è stato miniaturizzato sempre di più fino a quando non aveva più senso che avesse la sua scatolina e quindi si sono scatolati all'interno dei cosiddetti circuiti integrati. Il circuito integrato si chiama così perché integra nello stesso pezzo di silicio moltissimi transistor individuali, quindi non sono transistor singoli separati, ma sono integrati all'interno dello stesso chip. Cosa vuol dire moltissimi? Beh, oggi parliamo di, sugli ultimi processori, parliamo di qualche miliardo di transistor in qualche cosa che ha una dimensione di un paio di centimetri quadrati. Ok? Quindi ogni singolo transistor è miniaturizzato alle dimensioni di qualche nanometro. Il nanometro è un miliardesimo di metro, un milionesimo di millimetro. Ok? Al punto che non si possono neanche vedere perché le loro dimensioni sono più piccole della frequenza della luce visibile. Quindi per poterli vedere devi vederli nell'ultravioletto o nei raggi X, perché in luce visibile, oltre al fatto che servirebbe un grande ingrandimento, ma cominciano a essere più piccoli della luce visibile, per avere un'idea del livello di miniaturizzazione. E cosa me ne faccio di tutti questi transistor sempre di più e sempre più piccoli? Ovviamente ogni volta che vado avanti vale sempre la regola: più piccolo uguale più veloce, uguale meno costoso, uguale consuma meno energia, uguale dura di più. Quindi non ci sono svantaggi. In questo caso, in questa evoluzione non ci sono stati dei compromessi. Sì, lo faccio più piccolo, però perdo in qualche cos'altro. No, semplicemente una serie di vantaggi che si sono sommati. E questo vuol dire che la potenza di calcolo disponibile, quando tu hai qualche cosa che l'anno dopo ti costa la metà, è veloce il doppio, e dura di più e consuma la metà, e allora la tua potenza di calcolo non è raddoppiata, ma è quadruplicata, moltiplicata per 8 volte, per 10 volte, perché questi fattori si sommano. Costa di meno, allora ne posso mettere di più. Se ne metto di più e sono più veloci, allora un fattore 2 perché ce ne sono di più di prestazione, un altro fattore 2 perché sono più veloci loro, un altro fattore 2 perché consumano di meno e costano di meno, eccetera, eccetera. No? Sono fattori che si sommano e questo ha dato inizio a una crescita vertiginosa delle capacità di calcolo e quindi anche delle possibilità di costruire nuove applicazioni, anche inimmaginabili, anche solo 30 anni fa. Per fare un esempio molto semplice, ricordo i primi personal computer che sono usciti, si trattava del 1985-86, quindi
come voi, più o meno, e il personal computer dell'IBM, quindi il top di gamma, aveva, ricordo, come capacità di memoria, aveva 640 kilobyte di memoria. Kilobyte vuol dire mezzo megabyte, non giga, mezzo megabyte. Ma adesso voi prendete il telefono più sgualfo da 80 euro, ne ha mille volte tanto, non ha 600 kilobyte, ha qualche, avrà mezzo giga, quindi mille volte tanto, anziché mezzo mega ha mezzo giga di memoria. E non costa 2500 dollari come costavano i primi PC IBM, no? Costa molto di meno. E non sono passati, non è passata una vita, no? Passati una ventina d'anni, una cosa di questo genere. E questo, ho fatto l'esempio per la capacità di memoria, potrei fare l'esempio per la velocità di calcolo, per la capacità grafica, per la velocità di collegamento in rete. Quando è nata internet i collegamenti erano tipicamente a 14.000 bit al secondo. Adesso avete la DSL a 2, 4, 8 megabit al secondo. 8 mega rispetto a 14.000 sono 2.000 volte più veloce? 8 milioni diviso 15.000, contato male. E questo su tutte le variabili. E quindi le cose che conosciamo oggi sono, diciamo, il risultato di un'evoluzione che ha portato a un incremento di prestazioni sempre maggiore. E questo ha permesso la potenza di calcolo maggiore, la velocità di elaborazione maggiore, la capacità di memorizzazione, di rappresentazione maggiore, quindi più memoria, e la velocità delle reti maggiore, hanno permesso di trattare in modo informatico, quindi usando calcolatori elettronici, anche i tipologie di informazioni che prima non lo erano. Un esempio semplice, il telefono. Il telefono è stato inventato, anche qua da un italiano, ben prima dell'informatica. Non è che fosse complicato, c'era un microfono da una parte, c'erano chilometri di fili, dall'altra parte c'era un altoparlantino e poi viceversa, il microfono dall'altra, l'altoparlante di qua, c'era in mezzo una struttura di commutazione che faceva in modo che il mio filo si collegasse al suo piuttosto che all'altro, in modo da potermi collegare con la persona con cui volevo parlare, in mezzo c'era un alimentatore che amplificava il segnale, finito lì, mica c'entra l'informatica, c'entra l'elettronica. Poi è cominciato ad entrare a un certo punto per gestire i circuiti di amplificazione, di modulazione del segnale, eccetera. Ma quelli erano segnali elettrici che uscivano dal mio microfono, che poi amplificati arrivavano all'altoparlantino nella cornetta del mio interlocutore. Oggi tutta la telefonia è invece passata al mondo cosiddetto digitale, nel senso che quando noi parliamo al telefono, la prima cosa che fa il nostro telefono è quello di prendere la voce dal microfono e trasformarla in una sequenza di bit, di numeri. E poi usa le tecnologie delle reti informatiche per trasformare, per trasferire questi numeri da una parte all'altra del mondo, dove dall'altra parte ci sarà un altro piccolo microprocessore che prende questi numeri e li riconverte in segnale audio. E dice, ma perché mai devo passare tra i numeri? Ma perché in mezzo ci sono tutta una serie di tecnologie, come ad esempio quella della compressione dei dati, che ti permette di spedire molta più informazione in una quantità di spazio e di tempo e poi di risorse, risorse vuol dire tra l'altro batteria, oltre che capacità di velocità della rete, con delle risorse molto minori. Quindi è molto più efficiente trattare informazioni in questo modo. Conviene molto di più. E poi, già che ci sono, posso fornire molti servizi in più sulla stessa sovrastruttura. Quindi c'è stato un meccanismo di convergenza in cui molte tecnologie che erano nate in modo indipendente, poi prima o poi sono passate, sono state assorbite e adesso vengono gestite da sistemi informatici, anche se noi non ce ne accorgiamo. Non per ultimo il passaggio, da noi in Italia sempre molto sofferto, come tutto, della televisione digitale. Segnale televisivo, anche qui la televisione è stata inventata negli anni 30, e non aveva nulla di informatico. Adesso, quando voi accendete il televisore, in realtà state accendendo un piccolo computer che riceve dei pacchetti di bit, li decodifica e li mostra sullo schermo, così come fareste sullo schermo di fatto sullo schermo di un calcolatore, di un computer a tutti gli effetti, con tutti i difetti che si è portato dietro l'informatica, per cui a volte si impalla, non funziona, eccetera, perché hanno voluto investire troppo poco nel fare i prodotti bene.
Ma questo vuol dire che i calcolatori elettronici che sono nati per macinare numeri, e infatti la parola stessa digitale, cosa vuol dire? Che ah, tutto figo perché è digitale. Digitale in realtà è una parola banalissima, vuol dire numerico. Solo che se noi dicessimo numerico in italiano non suona bene, invece digitale suona meglio, o digitalizzato. Digitale deriva dall'inglese digit, che vuol dire cifra. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sono i digits, no? Le cifre numeriche. Quindi digital significa numerico, digitale, dopo in italiano anziché tradurre ci mettiamo la i finale, diventa digitale, o digitali. Significa l'elaborazione numerica attraverso numeri, e questi numeri sono numeri binari, se devono essere gestiti da un calcolatore, di varie tipologie di informazione. Macchine nate per macinare numeri. Continuano a macinare numeri, solo che questa volta i numeri non sono più quelli delle traiettorie dei missili, non sono più quelli dei bilanci delle banche americane, ma sono i numeri del colore dei pixel della fotografia che avete fatto ieri. Ma pur sempre numeri sono, dal punto di vista del calcolatore non gliene frega più di tanto. Siamo noi che abbiamo trovato applicazioni nuove, migliori, per macinare numeri di maggior interesse per un numero sempre più ampio di utenti, di utilizzatori e di applicazioni possibili. E quindi tutta la cosiddetta multimedialità è un'altra bella parola che vuol dire che fare gestire i media, quindi visivi, acustici, filmati, musica, eccetera, fare gestire dalla macchina convertendoli in strumenti informatici, di cui l'esponente principale è il lettore di MP3 che ha di fatto rivoluzionato, non ha ancora finito di rivoluzionare il mercato della musica. Vabbè, questo semplicemente riassume che discipline che una volta erano completamente diverse, qui parlo di televisione, telecomunicazione e informatica, oggi sono la stessa cosa. E questo ha creato e sta creando e sta continuando a gestire lotte terribili tra le aziende che erano più o meno monopolisti di questi vari settori, perché cominciano a farsi concorrenza con aziende che prima invece lavoravano in campi completamente diversi. Vabbè, lasciamo per gli esempi che ho fatto prima. E questo, se vogliamo, la visione generale. Poi vediamo queste macchine cosa sono. Abbiamo detto che sono di vari tipi, no? In particolare, facciamo una prima grossa distinzione tra calcolatori, come detto, general purpose, poi una cosa non può essere mai di uso completamente generale, ma abbastanza, che sono macchine che sono state costruite senza nessuna applicazione particolare in mente, o meglio, potendo essere applicate o adattate a molte applicazioni diverse. Cioè, quando voi andate a comprare un computer, non vi chiedono a cosa ti serve. Dimmi esattamente che cosa ci farai. Perché se vuoi fare disegno c'è questo, e se vuoi fare scrittura di testi invece c'è un computer diverso. No, quando voi comprate un computer, comprate una macchina generale. E dipenderà poi voi, in funzione dei programmi che ci mettete sopra, di come lo volete usare, fare sì che quella macchina svolga un'attività oppure un'altra. Invece ci sono dei laboratori che sono nati per fare uno e un solo lavoro. Il microprocessore che c'è nella centralina di accensione della vostra automobile è bene che faccia solo quello, è stato progettato per fare solo quello, non è che adesso gli caricate l'app sopra, no? E fa una cosa diversa. E quindi anche i flussi di progetto sono abbastanza diversi. E i calcolatori special purpose, quindi pensati per eseguire un solo compito, quasi sempre sono anche, come si dice, embedded. Embedded vuol dire nascosto, inserito dentro, infilato dentro qualche cos'altro. No? Questo è, credo sia una specie di videoregistratore dentro a un microprocessore, che gestisce la sua interfaccia, gestisce i carrellini, i bottoncini, quello che deve fare. Quello fa quel lavoro, fine. Quel processore è nascosto lì dentro, non è programmabile dall'utente finale, non posso andare a scrivere il programma che verrà eseguito lì sopra. Mentre invece posso scrivere, noi vorremmo imparare a farlo, a scrivere un programma che funzionerà su un personal computer. Però non vuol dire che non sia programmabile, vuol dire semplicemente che non è programmabile dall'utente finale, perché non è stato pensato per modificare il proprio comportamento. È stato programmato in fabbrica, i programmatori in fabbrica ci sono, che hanno scritto cosa deve fare quando l'utente preme il tastino rosso. Invece un calcolatore general purpose, la programmazione è aperta, chiunque può aggiungere, e di fatto lo successo, se vogliamo, degli smartphone è stato proprio questo.
che è possibile aggiungere in un secondo momento nuove funzionalità, nuovi programmi. Passare da una piattaforma chiusa, serve per telefonare, punto, a serve sì anche per telefonare, ma poi ci puoi mettere sopra il software che vuoi. E parlando di sistemi general purpose, ce ne sono anche qua di tutte le taglie, di tutte le misure, no? Che partono dai normali personal computer con cui noi abbiamo familiarità, ai mostri di dimensione molto maggiore, che di fatto fanno buona parte del lavoro. Queste sono fotografie di un centro di calcolo. Se non lo è, gli somiglia molto a quello che c'è, che gestisce la segreteria degli studenti. No? I dati vostri del portale della didattica sono dentro una cosa di questo genere che è di fatto nel piano sotterraneo sotto gli uffici delle segreterie studenti stesse. No? Ci sono una serie di armadi dentro, non fatevi ingannare, questi qui sono tutti hard disk. E invece là ci sono alcuni rack, alcune colonne di calcolatori veri e propri. Vista la quantità di dati che devono essere gestiti e il numero di accessi contemporanei che devono essere gestiti. Ma se voi pensate a ciò che devono avere, a ciò che deve avere la Google stessa, di cose di questo genere ne ha edifici ed edifici, non solamente stanze e stanze. Di macchine che sono adibite a un uso cosiddetto da server. Cioè una macchina che non è pensata, il personal computer è pensato per avere un omino davanti che lo usa, personal. Un server è pensato per non avere nessun utente seduto davanti, ma è pensato per offrire i propri servizi tipicamente sono la propria capacità di elaborazione, ad altri computer, ad altri laboratori che si collegano a lui attraverso la rete. Ieri quando vi siete collegati al sito elite.polito.it per scaricare il materiale del corso, dal vostro computer è partita una richiesta che è arrivata a un server, che poi in realtà era un PC nel mio ufficio, che ha risposto a questa richiesta disegnandovi quella bella paginetta HTML, dandovi il link al PDF da scaricare, menate di questo genere. La macchina era lì, nessuno la toccava, ma veniva usata da decine di persone. Per fortuna eravate decine, fosse state decine di migliaia, quella macchina sarebbe crollata, sarebbe andata in crash per la richiesta troppo alta, perché era una macchina sola. Infatti quando uno organizza i servizi su larga scala non gli basta una sola macchina, ma gli servono delle fattorie di macchine, il cosiddetto server farm, in cui ci sono aziende specializzate che offrono potenza di calcolo. Tu devi mettere un sito, sai che avrà 10.000 utenti o 2 milioni di utenti, non è che ti metti nella casa tua 400 computer. Poi la bolletta dell'Enel la voglio vedere. Vai da una server farm, da un'azienda, dice, senti, a me servono 200 CPU. Ok, fa tanto al mese. Loro le hanno, te le affittano, le gestiscono, gestiscono i backup, gestiscono l'aria condizionata, gestiscono l'alimentazione elettrica ridondante e cose di questo genere. Ma server farm di questo genere ce ne sono alcune, ad esempio in Italia, ce ne saranno 7-8. I grossi provider si appoggiano poi su questi mostri di elaborazione di questo genere. E queste sono pensate per offrire servizi, servizi interni, tipo il Politecnico ha la propria, in realtà ne ha due, una per i servizi della intranet e l'altra per i servizi didattici, per servizi interni, sono gestite internamente, oppure sono gestite da provider esterni attraverso cui vai e affitti potenza di calcolo. Ci sono anche altre tipologie di macchine, se parliamo sempre sull'alta potenza, no? Spendiamo un pochino più di tempo perché sono le cose che sono un po' meno note, che sono pensate per i sistemi informativi aziendali. Qui, il mainframe sono nati normalmente nel mondo delle banche, ma non solo, no? Le grandi aziende hanno bisogno di gestire la propria produzione, la propria contabilità, il proprio personale, le risorse, le fatture, tutte queste cose qua noiosissime. Però devono essere fatte perché poi di fatto fanno parte della competitività dell'azienda stessa, indipendentemente da ciò che l'azienda produca. Può essere l'azienda che produce conoscenza, che produce servizi, che produce prodotti fisici, ma alla fine la gestione della produzione da qualche parte va fatta, non più con carta e penna. E quindi ci sono aziende e prodotti specializzati in questo tipo di macchine. Quindi immaginate la grande banca numero X, da qualche parte avrà uno, due, tre di questi cosi qua che sono pensati per eseguire software di tipo gestionale.
Tra l'altro il software di tipo gestionale è uno dei campi in cui c'è e continua a esserci, ci sarà sempre richiesta, no, di personale, perché ogni volta che, immaginate, cambia una virgola in una qualche comma di una legislazione, ci vuole qualcuno che vada ad aggiornare 200 gestionali in giro per il mondo perché l'IVA è cambiata o cose del genere. No? Vabbè, poi ci sono gli esperimenti del tipo supercomputer, le gare, no? Le grosse aziende che per farsi pubblicità cercano di costruire i calcolatori più potenti al mondo, di fatto mettendo insieme centinaia o migliaia di macchine, ma sono appunto esercizi, non sono prodotti da utilizzare al giorno d'oggi. Io qui salto perché sono cose che abbiamo già visto ieri, quindi ciò che facciamo noi appunto è quello di, indipendentemente dalla dimensione della macchina, noi lavoreremo sul personal computer, però ripeto ancora una volta, poi non lo ripeto più, il modo di pensare, di ragionare e di programmare sarebbe lo stesso se dovessimo programmare un microprocessore embedded dentro un qualunque elettrodomestico o dentro una qualunque centralina di controllo, sarebbe lo stesso se dovessimo programmare un supercomputer di quelli che abbiamo visto. Noi ci fermiamo al personal computer solo per ragioni di comodità, comodità d'uso ovviamente, no? E di costo. Però la metodologia è esattamente la stessa. Ho un problema, mi devo far venire un'idea per risolvere questo problema e poi costruire un programma da passare alla macchina in modo che la macchina stessa lo possa poi eseguire. E questi sono i passi, grosso modo, che abbiamo visto insieme ieri, quindi fatemi andare avanti. Ecco. Allora, tutto, definiamo adesso un termine che ho usato già l'altra volta, ma non ci siamo soffermati. Il passo di partenza, no, di tutta la risoluzione, del problem solving, della capacità di risolvere i problemi attraverso le macchine, passa attraverso una formalizzazione di un metodo risolutivo. Devo non solo aver capito come lo posso risolvere, ma essere in grado di spiegare formalmente come si può risolvere. Cosa vuol dire formalmente? Vuol dire in modo non ambiguo, in modo preciso, in modo esatto. Non basta che dica, ma sì, ma poi dopo li metti insieme. No, non vuol dire niente quello. No? Devi dare una descrizione precisa nei modi e nei tempi di come si svolge la soluzione. Nei modi e nei tempi. Nei modi vuol dire cosa fare, nei tempi vuol dire cosa devi fare prima e cosa devi fare dopo. Questo prende il nome, in informatica, ha preso il nome di algoritmo. Qui c'è la definizione che dice che è una descrizione precisa di una sequenza finita di azioni, finita, non infinita, non mi interessa una soluzione se richiede infinito tempo, mi serve una soluzione che richiede un tempo finito, un secondo, un millisecondo, tre secondi, due ore, dipenderà dal problema, ma poi deve finire, se no non mi dà una soluzione. Una sequenza finita di azioni che devono essere eseguite per giungere alla soluzione di un problema. Se va bene, di un problema è il problema che volevo risolvere, perché poi tante volte ciò che succede è che fate un algoritmo che risolve un problema diverso. O perché uno non ha capito bene il problema all'inizio, quello che può capitare benissimo, oppure perché nella formalizzazione siamo dimenticati dei pezzi e abbiamo frainteso delle parti. Quindi, sperabilmente, il problema è quello che avevamo specifica. Il termine algoritmo è derivato dal nome di quel signore lì, che non abbiamo avuto il piacere di conoscere perché ha vissuto 1200 anni fa, che era un algebrista, no? E lui di fatto ha scritto dei testi in cui c'erano i metodi, no, risolutivi per problemi di algebra. E allora, poiché questo signore scriveva di metodi risolutivi, dal suo nome, al-Khwarizmi, pronunciato in qualche modo, che non sono in grado di approssimare, è tratto ancora oggi il termine algoritmo. Ma questa è una curiosità. L'algoritmo è quindi una sequenza di passi, questo qui, come potete riconoscere a sinistra, è l'algoritmo per fare la pasta asciutta, che è fatto da una sequenza di passi ordinati, in cui ci sono dei passaggi che sono ripetuti, vedete che se quando arrivo al punto 4 controllo se l'acqua non bolle, allora torno al punto 3, se è cruda torno al punto 6 e così via. Si dà per scontato,
si dà per scontato che chi legge questo algoritmo conosca il significato di ciascuno dei passaggi. No? Guardate il punto 5, butta la pasta. Beh, in Italia buttare la pasta significa metterla dentro l'acqua bollente. No? Però pensate che prendete questa cosa qua, la portate, non so, in Germania, butta la pasta, questo la prende, la butta nella spazzatura, dice, prima ancora di cuocerla. No? Quindi è un esempio un po' leggero per sottolineare l'importanza, no, dei termini, del linguaggio che si usa. Un algoritmo è tale solamente, diventa un programma, diventa eseguibile, solamente quando è scritto nel linguaggio di chi lo sa eseguire. Tra l'altro questo algoritmo qui è sbagliato. Perché è sbagliato? Manca il sale. È un algoritmo formalmente corretto, ma che risolve il problema non di fare la pasta, ma di fare la pasta insipida, che magari non era il problema che ci eravamo posti. E vabbè, questa, ma proviamo a avvicinarci un po' di più a una formalizzazione che ci è utile. Prendiamo un algoritmo, un problema, scusate, semplicissimo. Ho due numeri, A e B, e voglio calcolare il massimo tra questi due numeri. Problema definito fino al midollo in termini matematici, è anche pochissimo ambiguo. Allora, la soluzione, quella che la volta scorsa avevo chiamato la strategia, l'idea risolutiva, qual è il massimo tra A e B? Quello dei due che è più grande, quindi come faccio a sapere se il più grande è A o se il più grande è B? Vabbè, tra 3 e 7 il più grande è 7. Tra 3 e meno 4 il più grande è 3. Mi porta da qualche parte questo ragionamento? Forse no. Sto cercando di distinguere l'essere capaci a risolvere un problema, tra 3 e 7 il più grande è 7, dall'essere capaci a dire come lo risolvo questo problema. Come ho fatto a dire che tra 3 e 7 il più grande è 7? L'ho visto, non basta. Non è una risoluzione dire si vede che 7 è più grande di 3. Perché la volta dopo, perché non può essere, non è generale. Se dico si vede che 7 è più grande di 3, ma allora subito dopo dovrei dire si vede che meno 2 è più grande di 3. No, non è vero. Ah, ma allora 3 è più grande di meno 2. Devo dare una formulazione della soluzione che sia valida in tutti i casi, senza basarmi sull'intuito, senza basarmi sulla conoscenza pregressa. Chiaro che l'intuito lo uso per capire, ma poi non deve più, la formalizzazione che ne do non deve più dipendere, non deve più contenere, adesso qua decidi, certo, qui capisci cosa devi fare, no. Ok? Allora, il più grande, il massimo tra A e B è il valore più grande tra i due, ossia è A, primo punto, il più grande tra A e B è A oppure B, è uno di questi due, non è che ne arriva un altro e dice sono io il più grande, è uno di quei due numeri lì. Quale? Se A è più grande di B, allora sarà A. Altrimenti sarà B, se B è più grande di A. E se sono uguali? Beh, se sono uguali, sia A che B sono entrambi il massimo, quindi puoi scegliere uno o scegliere l'altro indifferentemente. Quindi ci ragioniamo, cerchiamo di obbligarci a pensare, a ragionare su come ragioniamo, a pensare su come abbiamo fatto che tra 3 e 7 è più grande 7. L'ho confrontato 3 con 7 e ho visto che 7 era maggiore. Ho fatto un'operazione esplicita, un confronto, A è maggiore di B, e poi ho preso una decisione in funzione del risultato di questo confronto. Questo confronto può essere vero o falso, A è maggiore di B, sì o no? Allora, qui c'è un modo possibile di formalizzarlo. No? Dice, ma io faccio finta che max sia 0. Poi dico, se A è maggiore di B, allora il max sarà A, altrimenti il max sarà B. In realtà questo punto 1 non serve a niente. Perché in ogni caso max viene ricopiato in A o in B. Però serve se uno generalizza su più di due.
Se A è maggiore di B, allora mi ricordo che A, mi scrivo, mi salvo l'informazione che il massimo deve essere A, perché A era maggiore di B. Altrimenti per forza dico che il massimo è B, perché vuol dire che o è maggiore B oppure sono uguali. Allora, il vantaggio di quest'ultima formulazione è che chiunque la può eseguire, anche se non sa che cos'è il massimo. Deve solo eseguire una certa serie di azioni. Se, deve capire se allora altrimenti, che sono dei costrutti del linguaggio, e deve saper fare A maggiore di B e fare max uguale A o max uguale B. Quindi deve sapere un insieme, chiaramente, di linguaggio minimale, ma conoscendo questo poco linguaggio esegue questa operazione e alla fine se ne esce fuori dicendo max uguale 7. Non ha capito perché. L'ha fatto e basta, l'ha fatto sulle mie istruzioni, sono io che ho capito perché quelle istruzioni devono essere fatte in quel modo. Questo non è ancora, questa è una descrizione, qui l'ho chiamata formale perché è precisa, ordinata, in un formalismo che chiameremo pseudocodice. Pseudocodice significa che non è codice eseguibile, non è scritto nel linguaggio C ancora questa cosa qui, non è scritto in nessun linguaggio di programmazione, è scritto ancora in linguaggio naturale, ma obbligandomi ad essere preciso, ad andare per piccoli passi. Quindi il pseudocodice è a metà tra il linguaggio naturale e il linguaggio di programmazione. È preciso come linguaggio di programmazione, ma usa le parole del linguaggio naturale, e quindi non ci stiamo impazzire sulla sintassi del programma stesso. Allora, questo era semplice. Qui le slide ci chiedono di pensare a un problema diverso. Due numeri A e B, qual è il loro massimo comune divisore? Abbiamo studiato matematica, sta roba qua, cos'era, no? Innanzitutto dovremmo ben precisare che i due numeri A e B devono essere numeri interi. No, se fossero numeri reali non ha senso parlare di massimo comune divisore. E poi noi, se andiamo a vedere Wikipedia, no, ci dice che il massimo comune divisore è il più grande numero naturale per il quale possono essere divisi entrambi i numeri. Mi aiuta? A volte sì, a volte no. Cioè, a volte la difficoltà è di trovare la strada giusta anche. A volte la definizione di massimo mi guida già a dire come si fa a calcolare il massimo. Questa definizione, la classica definizione matematica, esiste un numero tale per cui, ma qual è questo numero? Ma esiste però. E qui sappiamo che esiste, ha quella proprietà lì di essere più grande tra, però come faccio a trovarlo? Un modo potrebbe essere li provo tutti. Visto che dice che è il numero più grande per cui si possono essere entrambi divisi, non sarà sicuramente maggiore di A né maggiore di B, e quindi mi basta partire da 1 e mi chiedo, 1 è divisore sia di A che di B? Sì. Vabbè, allora magari è lui, l'MCD. Però proviamo se ce n'è qualcuno più grande. 2 è divisore sia di A che di B? Magari sì, magari no. Se sì, allora 2 è un miglior candidato di 1, perché è divisore di entrambi, ma è più grande. Però non mi posso fermare lì. 3 è divisore sia di A che di B? No, vabbè, allora non è lui. 4 è divisore sia di A che di B? E vado avanti così. A un certo punto mi fermo quando arrivo ad A oppure quando arrivo a B, perché tanto non ha senso pensare a numeri più grandi. E l'ultimo che ho trovato, per cui ho detto sì, potrebbe essere lui, quando ho finito di cercare, è lui. Questo è un po' il modo, no, possibile di ragionare. Allora, come lo possiamo formalizzare questa cosa qui? Fatemi provare a scrivere. Vediamo se... calcolo il massimo comune divisore, lo posso formalizzare dicendo, vabbè, uno, facciamo finta che l'MCD valga 1. Partiamo da un'ipotesi iniziale. Visto che il numero non lo so calcolare, non c'è la formuletta per calcolarlo, partiamo da un'ipotesi iniziale, poi andiamo avanti, li proviamo tutti.
Allora mi chiedo, prova uguale 2. Allora, MCD è il risultato del calcolo finale, cioè il valore dell'MCD, no? Il massimo condivisore. Questo prova sarà il numero che sto provando adesso. Che sto provando, e cosa vuol dire provando? Cioè, sto verificando se è divisore sia di A che di B. Ho bisogno di due cose diverse, perché uno devo andare avanti e poi da qualche parte però devo essermi ricordato l'ultimo che andava bene. Allora io parto da prova uguale 2 perché 1 non serve, ovviamente 1 è divisore sia di A che di B, quindi non vale la pena provare. Adesso mi chiedo se prova è divisore di A e anche prova è divisore di B. Se sono vere due cose contemporaneamente, che prova sia divisore di A e prova sia divisore di B, allora questo valore che sto provando è una migliore ipotesi di quello che sarà il vero MCD rispetto a quella che avevo visto finora. Quindi mi salvo nel nuovo MCD il valore attuale di prova. Quindi il valore attuale di prova è un potenziale MCD migliore di quello che avevo prima. Quindi lo sostituisco. MCD uguale prova, attenzione che quella MCD uguale prova non vuol dire, non è un'uguaglianza matematica, vuol dire prendi il valore di prova e mettilo dentro MCD, aggiorna il valore della variabile MCD. Scusate, ho usato il termine variabile, non devo ancora usarlo. Aggiorna il valore dell'MCD e dopodiché vai avanti. Però non posso scrivere dopodiché vai avanti, perché se io scrivessi dopodiché vai avanti non sarebbe un algoritmo. Dopo, a parte che non riesco a scriverlo. Non vuol dire niente questo, cosa vuol dire vai avanti dove? Allora, dovrò dire incrementa prova di un'unità, quindi ho provato con 2, adesso poi dobbiamo provare con 3, allora incrementiamo prova di un'unità e poi riproviamo, torna al passo 3. Torno al passo 3 e torno a vedere se prova, che a questo punto si è incrementato, non vale più 2, vale 3, è un divisore comune sia di A che di B. Se lo è, questo valore 3 viene salvato dentro MCD. Se non lo è, non tocco il valore di MCD, rimane quello che aveva prima. Poi lo incremento di un'unità, da 3 diventa 4, e riprovo. 4 è un divisore comune? Sì, non sta facendo quello che ho detto prima parole. Con un'unica avvertenza che fatto così non finisce mai, no? Domani mattina ci troviamo qua, vediamo che sta provando se 12.312.217 è un divisore comune di 7 e 3, no? Si deve fermare a un certo punto, perché questo qua torna al passo 3, incrementa, controlla, incrementa, però non finisce mai. Allora in realtà torna al passo 3 solamente se prova è minore di A e prova è minore di B. Allora torna al passo 3. E quindi, no? Se invece, perché finché il valore di prova è minore sia di A che di B, può darsi che sia un divisore anche.
se arriva uguale ad A oppure uguale a B, non ha senso andare oltre. Minore o uguale. Perché se uno è un multiplo dell'altro, devo provare anche il caso in cui A sia un divisore di B. Col minore non lo provo. Questo era già un errore di programmazione. E a questo punto posso stampare il valore che ho così calcolato. Cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo una serie di passi scritti in linguaggio quasi naturale, scritto un po' per idioti, ma è giusto così, sia così. Tutto semplice, semplice. Ci ho messo delle cose tra parentesi. Queste cose tra parentesi sono commenti. Non serve, non fanno parte dell'algoritmo. Servono a me, programmatore, ad aiutarmi a capire che cosa sto facendo. Quando programmeremo in C, metteremo dei commenti. E sono una delle parti più importanti, anzi, io normalmente comincio a scrivere i commenti di un programma, poi dopo faccio il codice. Come documentazione interna, per aiutarmi a non perdere il filo. Questi commenti, che adesso ho indicato usando le parentesi, vengono ignorati da chi esegue il programma. Cioè la ricetta finale da dare a chi deve calcolare MCD non li ha più quei commenti, vengono cancellati. Non gli interessano, tanto non li capirebbe, sono scritti in modo troppo intelligente, troppo evoluto, troppo poco formale. Quindi in realtà non fanno parte dell'algoritmo, ma qualunque algoritmo, qualunque programma deve avere dei commenti, perché altrimenti chi lo legge è capace ad eseguirlo, ma non necessariamente a capire cosa sta succedendo, a capire il perché fai una certa cosa, no? Soprattutto poi quando ci sono degli errori, o quando qualcuno deve mettere mano su un codice che ha scritto un altro, o che ha scritto lui stesso la settimana prima, se non ci sono un minimo di commenti, è molto più difficile. Quindi, cosa più importante? I programmi si commentano. Quindi hanno una parte eseguibile, istruzioni, passaggi da fare, ma sempre spiegazioni di cosa sto facendo. Spiegazioni che all'inizio saranno anche su cose banali, dopodiché le diamo per scontate. Man mano che si va avanti, che si diventa più capaci, mentre prima all'inizio devo ragionare su ogni singolo passaggio, poi magari c'è un blocco di 10 passaggi che per me diventa ovvio, non è più necessario commentarlo perché è sempre lo stesso, perché riconosco che lì si tratta di calcolare un massimo o di iterare su una serie di valori. Una serie di pattern, no? Che via via scopriremo e impareremo a usare. Poi ho dei costrutti, se allora, l'ho usato 2 volte, se allora, cioè dei modi di costruire la frase che hanno un certo significato. Un se allora vuol dire verifica ciò che c'è scritto dopo il se, che può essere una cosa vera o falsa. Dipende, dipende da cosa? Dipende dal valore attuale di A, dal valore attuale di B, dal valore attuale di prova. Magari è vero, magari è falso. Se è vero fai una certa cosa, se non è vero non farla. Ogni linguaggio di programmazione ha un suo modo di scrivere se allora. Quasi tutti si chiama if. Questa istruzione per fare questo tipo di verifiche. E poi decidere di conseguenza se fare una cosa o non farla, oppure farne una diversa. Abbiamo delle operazioni matematiche, è divisore di. È divisore di, come si fa a sapere se un numero è divisore di un altro? Qui stiamo dando per scontato che chi eseguirà questo programma non sia in grado di conoscere già cos'è il minimo comune denominatore. Cosa ho detto? Il massimo comune divisore. Non lo sa, perché se no non servirebbe scrivere il programma per farglielo calcolare. Ma sa già che cosa vuol dire essere divisore di. Se non lo sapesse, io non potrei scrivere divisore di lì, dovrei scrivere qualche cosa di diverso. Vedremo che il linguaggio C non ha un'operazione per dire un numero divisore di un altro, non c'è.
C'è però un'operazione che calcola il resto della divisione. Allora, in quel caso diremo se il resto della divisione di A diviso prova è 0 e il resto della divisione B diviso prova, anche esso è 0, allora fai. Faccio sparire la parola è divisore D perché tanto non lo capisce, cerco di scriverlo in termini più semplici usando le operazioni che sono disponibili in quel linguaggio di programmazione. Minore o uguale, per fortuna ce l'hanno tutti. Quindi, però è un'altra operazione che deve saper fare la macchina che eseguirà questo algoritmo. E alla fine stampa un MCD che, se per caso, può anche capitare che quello che stampi qua sotto sia, valga 1. Cioè il valore iniziale che avevo ipotizzato non l'ho più toccato, non l'ho più modificato, perché i numeri erano primi tra loro. E quindi andando avanti non ho mai trovato nessun altro numero che fosse divisore di entrambi. Può capitare, è un caso che però devo prevedere. Se avessi dimenticato il punto 1 sarebbe stato grave, perché nel caso in cui i numeri fossero stati primi tra loro, alla fine stampavo un valore MCD che non esisteva. Poi in realtà in informatica i valori non possono non esistere. Esistono come valori casuali. Avrebbe avuto un valore casuale e non 1. E questo è un modo, uno dei possibili modi di formalizzare quel problema che ci ha suggerito la slide. Poi da qua dovremo passare a... Non è l'unico, eh? Uno potrebbe provare prima tutti i divisori di A, poi tutti i divisori di B, e poi vedere se ce n'è qualcuno comune e quali sono quelli più grandi tra quelli comuni. Oppure, se vi ricordate ciò che facevamo a scuola, cosa ci hanno insegnato a fare per fare il massimo comune divisore? Nessuno si ricorda. Scomposizione in fattori primi di A, scomposizione in fattori primi di B, e poi prendo tutti i fattori, com'era, comuni a entrambi i numeri, e ciascuno con l'esponente minore, maggiore. Non me lo ricordo più. Quella formuletta lì avevamo imparato, quella macchinetta. Quella macchinetta qua non è applicabile. Lo sapevamo fare, ma non lo usiamo qui. Perché il primo passaggio era scomporre i fattori primi. E scomporre i fattori primi è un marasma, è difficilissimo. Qua è molto più facile. Là era molto più efficiente, perché in pochi passaggi riuscivi a trovarlo. Ma perché eravamo svelti noi a trovare i fattori primi. Qui è un modo un pochino più stupido, nel senso che se devo fare il massimo condivisore tra 2600 e 5200, che è esattamente il doppio, li provo tutti i numeri da 1 fino a 2600. A occhio lo vedremo subito. Quindi è molto stupido come metodo, ma tanto lo fa un altro il lavoro ed è veloce a farlo. L'importante è che sia giusto, poi può essere più o meno efficiente, dipende. In questo momento nessuno ci ha chiesto di farlo efficiente, ci ha chiesto di farlo funzionante. Quindi molte volte il metodo risolutivo che si adotta con una macchina è molto diverso dal metodo risolutivo che affrontiamo noi a mano. Quindi alcune volte possiamo ispirarci a quello che faremo, a come lo risolveremmo noi a mano, altre volte no. È un po' la nostra valutazione di come è meglio affrontarlo. I passaggi successivi quali sarebbero? È una volta che ho capito quale deve essere l'algoritmo risolutivo, come quello dell'MCD che abbiamo visto, devo tradurlo in un programma, cioè usando il linguaggio comprensibile dal calcolatore. E questo è il lavoro che poi cominceremo a fare imparando la sintassi di questo programma. Quindi anziché avere 1, 2, 3, 4 non ci sarà nulla, ci saranno dei punti e virgola. Anziché avere fai questo, fai quell'altro, ci saranno delle parentesi graffe, le variabili andranno dichiarate, ci sarà una serie di regolette sintattiche che però non sono mai state il problema per nessuno, imparare. Scrivo un programma, simile a quello, ricorderete, quella sintassi strana, no, del programma che vi ho fatto vedere ieri, adesso non mi metto a tradurre questo in C.
lo farete non appena conosceremo quattro istruzioni del linguaggio C. E cosa avremo? Avremo un altro file, questo qui è un file di testo, no? Che ho scritto. Avremo un altro file di testo scritto non più in pseudocodice, non più in mezzo italiano, in mezzo schematico, ma scritto in linguaggio C. Questo altro file, programma scritto in linguaggio C, è pronto per essere eseguito dalla macchina? No. La macchina, l'abbiamo accennato velocemente, capisce solo cose fatte di 0 e 1. Quindi capisce un cosiddetto linguaggio macchina binario. Quindi anche un programma scritto in linguaggio C non è ancora pronto per essere eseguito dalla macchina, perché non è ancora scritto nel linguaggio che la macchina capisce. Serve un passaggio di traduzione in mezzo. La traduzione è un processo automatico, cioè c'è un software che lo fa, che traduce le istruzioni che noi abbiamo scritto in linguaggio C, le traduce in linguaggio macchina, in uni e zeri, in binario. Il risultato di questa traduzione è un file che prende il nome di programma eseguibile. Il nome dice che questo finalmente è eseguibile. Perché dobbiamo passare questo giro strano? Pseudocodice, programma C, lo chiameremo programma sorgente, no? Perché è il punto di partenza, e poi programma eseguibile. Ma perché noi scrivere il programma eseguibile direttamente non lo vogliamo fare? Potremmo metterci lì e scrivere 0 e 1. 50 anni fa si faceva così. C'erano le persone che sapevano a memoria il codice macchina dei computer e scrivevano 0 e 1. Era un lavoro ingrato, ma era l'unico modo di fare. Poi le persone, poiché non si volevano male, hanno cominciato a studiare dei metodi un pochino più furbi, di poter scrivere non direttamente gli 0 e gli 1, tra l'altro nei primi calcolatori proprio muovevano degli interruttori, alto, basso, dietro i pannelli c'erano dei quadri così fatti di interruttori. Non era, si sono inventati, no? Con gli anni dei metodi per semplificarsi la vita, che permettessero di inserire questo programma eseguibile in formati un pochino più umani, non proprio umani, ma digeribili dall'uomo. E hanno fatto nascere i cosiddetti linguaggi di programmazione. O meglio, linguaggi di programmazione ad alto livello. Noi ci inventiamo il linguaggio C, che tutto sommato riusciamo a leggere, capire e scrivere, e poi lasciamo a un software che è un traduttore il compito di tradurre dal linguaggio C al linguaggio macchina. Il linguaggio macchina non lo vogliamo manco vedere. Sappiamo che c'è, ma è troppo complicato per noi. Non lo vogliamo vedere. Ci facciamo aiutare da un traduttore e possiamo scrivere in un linguaggio che è più facile da capire, da scrivere, per noi umani, rispetto al linguaggio eseguibile, al codice macchina. Quindi per questo esistono tanti linguaggi di programmazione. Il codice eseguibile è uno solo, su questo computer ha un processore dell'Intel che esegue codice binario fatto in un certo modo. Però come far arrivare a quel codice binario? O me lo scrivo direttamente in codice binario, oppure lo scrivo in uno dei tanti linguaggi di programmazione. Per ciascun linguaggio avrò un traduttore apposito che traduce da quel linguaggio al codice binario. Mentre fa la traduzione, fa anche dei controlli. Perché fa la traduzione di un programma scritto in C, e se io ho scritto delle cose sbagliate, che non sono conformi alla sintassi del linguaggio C, quel traduttore mi dirà: no, io questo non lo so tradurre perché c'è un errore, hai dimenticato un punto e virgola, hai dimenticato una chiusa e virgolette, oppure questa funzione non la conosco, o una serie di messaggi d'errore che impareremo a riconoscere, che ci trovano gli errori di scrittura del programma. Ovviamente non ci troveranno mai gli errori logici, gli errori di impostazione dell'algoritmo, perché comunque quello è sempre un software e non capisce niente. Sa che deve tradurre una certa sintassi in un'altra sintassi. Fatemi solo prendere, ecco, questo, volevo solo prendere questa figura, che riassume un pochino il processo. Noi scriviamo un programma, file sorgente è un file C, no? Che è la versione nel linguaggio C del nostro algoritmo. Quello di cui ci accorgeremo è che passare
dallo pseudocodice al file sorgente è facile. È facile perché basta seguire le regole di sintassi. Cioè, una volta che hai capito cosa vuoi dire e che conosci il linguaggio, anche in modo semplificato, riesci ad esprimerti in una lingua nuova. No? Si tratta solo di imparare le regole di quel linguaggio, ma la difficoltà ce l'abbiamo qui, nel produrre la soluzione, non nello scrivere nel linguaggio C. Il motivo per cui produciamo questo e poi dopo traduciamo in C, almeno all'inizio del corso, è proprio per poterci concentrare all'inizio sul problema senza farci distrarre troppo dalla sintassi del programma, del linguaggio. E anche per riuscire a ragionare a un livello un pochino più astratto. Perché vedremo che il linguaggio di programmazione devi subito tener conto di molti dettagli più piccoli che ti distrarrebbero. Quindi per il momento concentriamoci sul problema, una volta che abbiamo un problema mettiamo a posto i dettagli nella sintassi opportuna. E poi usiamo questo ambiente di sviluppo, che in realtà poi è fatto di due programmi diversi, che sono un compilatore e un linker, ma per il momento non ce ne preoccupiamo, e questo mi genererà, se il nostro sorgente era esente da errori di sintassi, non conteneva errori, mi produrrà il file eseguibile. E questo file eseguibile, su cui ci posso cliccare, lui parte e fa qualcosa. In mezzo, vabbè, lui passa attraverso un file intermedio, ma dico, oggi non ci interessa ancora questo dettaglio, ma la cosa interessante è che lui può includere nel mio file eseguibile anche tutta una serie di funzioni di libreria esistenti, disponibili, quindi sono tutte funzionalità aggiunte al linguaggio, scritte da altri, scritte da me stesso, che risolvono già tutta una serie di problemi, no? Hanno già tutta una serie di funzioni. Se devo calcolare una funzione trigonometrica, tanto per fare un esempio semplice, ci sarà una libreria che contiene le funzioni matematiche, contiene seno, coseno, tangente e quelle funzioni lì. Quindi non devo andare a spiegargli come farle. Ci saranno alcune librerie che lo fanno. Non credo che ci sia quella del massimo comune denominatore e quindi ho dovuto fare il programma per farlo. Quindi serve conoscere da un lato la sintassi del linguaggio, serve conoscere dall'altro le librerie disponibili in quell'ambiente di sviluppo specifico. Dopodiché si può programmare. Sì, io mi fermerei qui, poi riprendiamo su questa parte di formalizzazione. Facciamo un quarto d'ora?